No, beh ragazzi, quanta nostalgia, quel suono iniziale, mamma mia quanto tempo che non lo sentivo. Ma oggi la giornata stress la passeremo proprio con lui. Nokia 7650, il primo smartphone con fotocamera integrata. Prima c'erano sì dei Sony Ericsson, mi ricordo ancora, che aveva la fotocamera che gli si poteva attaccare, ma questo è stato il primo a avere una VGA posteriore. E allora andiamo, andiamo, che oggi la giornata sarà molto lunga, sono solo le 7. Ok ragazzi, Gabri è accompagnato a scuola, adesso vado dal Bordos a provare questa mocca. È arrivato in macchina, ci colleghiamo al Bluetooth. Mamma che ricordi questo menu, e vogliamo parlare di questo? Eh sì, perché il 7650 non aveva il wifi, ma il Bluetooth e gli infrarossi sì. E poi chi se ne frega se non ho tante altre funzioni, in macchina ho l'Opel OnStar, posso chiedergli quello che voglio. Adesso mi faccio venire un'idea. Voglio fare un regalo al Bordos. Aspetta che chiamo OnStar. Collegamento a OnStar in corso. Sono Carlo, come lo posso aiutare? Carlo, buongiorno. Io dovrei portare dei fiori a un amico. Abbiamo appuntamento al cimitero. Lei sa indicarmi un fiorista in zona? Certamente, un momento solo. Cercare un fiorista nelle vicinanze. Grazie. Scusate per l'attesa. Scusate, ci ho messo un po' di più a trovarlo, ma ce l'ho qua, lo mando subito al navigatore della vettura. Sì, grazie. Chiuderà automaticamente la chiamata. C'è anche qualcos'altro che posso fare? No, direi che è a posto così. Quindi mi arrivo in macchina sul navigatore, giusto? Sì, esattamente. Grazie. Direttamente al navigatore. Grazie mille. Perfetto. Vi ringrazio, allora. Una buona, buona giornata. Arrivederci. Guardate cosa ho preso al Bordos. Tu non chiederti niente, vedrai nel video, ma sappi che ti ho allungato la vita. Ci vuole pazienza. Mi hai allungato la vita perché hai sognato che io morissi? No, non te lo augurerai mai. No, quello non è augurato. È un bel pensiero. Però se tu sogni, è un pensiero gentile. Se uno muore, gli allunghi la vita. È vero. Invece mi hai portato dei fiori rubati probabilmente da qualche tomba, visto che siamo andati al cimitero. Esatto, proprio così. Perché noi i video li iniziamo sempre davanti al cimitero. Porta bene. E portiamo sempre i fiori anche. Cazzo che macchina, Bordos. Sai che oggi è l'ultimo giorno, dobbiamo restituirla? Però poi ci danno un Mercedes. Dai, non ci va poi così male. Le andiamo a provare. Ah no, una cosa, te lo ricordi ancora? Perché vieni in giro con i cadaveri? Ma sai, basta, no, ma già ho capito, ma sai, che se no ti assumi te. No, no, allora dai, raccontiamo questa cosa. Telefonino.net, c'eri anche tu. E lui scriveva le prove, perché volete sapere che a me piace fare i video, ma scrivere zero. E quindi la recensione di questo probabilmente l'ha scritta il Bordos. L'ho scritta io ragazzi, l'ho scritta io. Mitico 7650. Ciao, dai che sono le ultime ore con lei, mi faccio un selfie. Così lo metto come sfondo. Eh sì, perché la camera anteriore non c'era. E già tanto che c'era una VGA posteriore. E avete visto che piccolino il display? Era un 2,1 pollici da 176x208 pixel a 4000 colori. Sì, non i milioni di colori che ci sono adesso. E tra l'altro con una visibilità alla luce nemmeno troppo buona. Hai la faccia triste, scendere da un RS e salire su una mocca. Che culo. Che poi di questo colore a me piace anche. È l'unica cosa. Vabbè, torniamo in studio che la giornata è ancora lunga, ma lui ha una batteria veramente incredibile. Guardate, ho ancora tutte le tacche disponibili. Vabbè che non era neanche un MTS, solo GPRS. Nonostante questo, lo usavo come modem sempre attraverso gli infrarossi. Sì, per far andare il PC, per far andare su internet. Allora le pagine erano molto più leggere di quelle di oggi. Tra l'altro, quanti ricordi la scritta Omnitel lì sul display? Eh sì, per chi non lo sapesse, Vodafone prima era Omnitel. Mamma mia, la suoneria, e rispondo così. Pronto? Ciao Raffaella, dimmi. Sì, tutto bene. Non ho scoperto chi mi ha mandato l'Acer. No, non l'ho ancora scoperto. Il processore era un RISC a 32 bit, 104 MHz. Memoria interna 4 MB, di cui 3,6 disponibile all'utente subito. Batteria 750 mAh. Ovviamente, vi ho detto prima, dual band GSM. Ed era veramente plasticosissimo. Super, super cheap. La SIM messa qua dietro, la slitta, sì. Bene, ma non benissimo, perché non aveva proprio una corsa tipo N90, tanto per intenderci, e il display veramente poco visibile. Tra l'altro la tastiera così, nemmeno troppo comoda, però per scrivere col T9, se eri veloce, riuscivi a essere un fulmine, anche se non comodissima perché è incavata. Comodo invece questo joystick centrale.
Per quanto riguarda il software, era Symbian serie 60, si potevano installare le applicazioni, ma molto molto poche, vista la poca memoria. Registro chiamate, qua gli strumenti, faccio vedere un pochino i menu per fare un tuffo nel passato. Ma vi ricordate i mitici modi d'uso con la possibilità di personalizzazione? Ovviamente c'era Snake in versione EX, era già una piccola evoluzione rispetto a quello del 3310. Però il gioco era quello classico, non quello che abbiamo ritrovato a Barcellona sul nuovo 3310, che di Snake ha veramente, veramente poco. Ma ragazzi, come vedete dal mio vestito, che mi sono cambiato, la giornata non è ancora finita. Perché sto andando alla presentazione ufficiale italiana del P10. Ovviamente, sempre tutto col mio 7650. Ma è ancora acceso? Display de merda però, eh. No, ehi, fermi tutti, questa scena l'ho già fatta oggi. Ma non c'è la mocca adesso dentro il box, guardate un po' cosa c'è. Sì, è proprio una Leaf. Sono passato da fare 5 km con un litro a non consumare neanche un goccio di benzina, almeno in locale. Dai, andiamo a vedere come sono le prime impressioni. Ma ragazzi, devo dire la verità, ma in città, ma quanto è bello guidare elettrico. Tranquillo, tanta coppia, silenzio. Ci si sente più rilassati, meno nervosi, meno aggressivi nei confronti degli altri. Ti sorpassano a destra, chi se ne frega, arrivi un secondo prima. Ma passa, ma vai, mi suoni? Ma sì, ma suonami, c'è il sole che mi sta baciando. Io ho questa fantastica canzone. Ma cosa voglio di più? Sto seriamente pensando al fatto che la mia personale prossima vettura possa essere una full electric. E mentre sono in fila mi diverto con la Kama 360. Dovrei essere nei paraggi comunque, eh? Sì, mi sa che è proprio qua. Dal casino direi che è proprio qua. Probabile questo personaggio che sta andando alla festa di Huawei. Ma, boh. Vabbè, ritratto personale. Più personale di quello. Sì, sarà anche elettrica, ma il parcheggio non se lo inventa. Ce l'ho fatta, finalmente ho dato un posto, anche semi regolare. Adesso andiamo a vedere com'è questa festa. Che bei ricordi. Bambino! No, 95. Esatto, la tribuccia, ma che è meno 95? Vedi ai tempi. Io l'ho lanciato quel telefono. Ma va? Beh, l'installazione qua all'ingresso è molto carina. Molto ritratto personale. Più o meno, molto simpatica, pronti? Pronti? Sì. Pronti la chicca? Pronti? Allontano la camera, Che c'è neanche il display? No, ne ho uno anch'io. Vuoi dire che non sei così giovane? No, sì, vabbè, non sono così giovane. Ne ho uno e ho anche quelli prima. Incredibile, quindi hai anche 33. No, Io sono partito con N95. No, vabbè, allora tu ero già trombato. Vai, dai, eliminato. Non può partecipare. E poi nel bel mezzo della festa cosa succede? Che la batteria del tuo 7650 ti abbandona. Era tutte le tacche piene, morta. No, vabbè ragazzi, dai, la festa non ha più senso senza batteria, senza telefono. Scusa, devo uscire. Grazie. Me ne vado a casa. Basta mondanità, basta. Solo senza telefono. Ma la Leaf avrà ancora batteria? Che finché si tratta di ricaricare un cellulare ce la possiamo fare. La Leaf già un po' più dura, eh. Bisogna spingere fino alla prima presa. Ma certo che ha ancora batteria. Io ho la versione con batteria maggiorata. Almeno 200 km li fa. E poi arrivi in ufficio dopo una giornata massacrante. Test drive, lavoro, cantinetta. Veramente, veramente stancante. Trovi questo, oddio, un po' attaccato con troppo scotch, eh? Però veramente tutta la stanchezza della giornata passa in un attimo. Siete troppo mitici, grazie, vado a leggermela e alla prossima avventura e alla prossima retroprova. Vado a ricaricare il 7650, non ce l'ha fatta a reggere la mia giornata stress. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima!